Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport, l'ultima di questo 2014. Allora partiamo subito nel salutare la nostra Claudia. Buonasera Claudia, Buonasera. versione natalizia Sì, questa versione sera. in rosso per adeguarci al Natale. E quindi The Woman in Red. dopo faremo gli auguri. Si è già Buonasera anche a Jacopo presentato. Galvani. Buonasera e buon Natale. In anticipo, In anticipo, vabbè, buon Natale, dopo non ci vediamo più, quindi buon Natale io lo faccio già adesso. Vabbè, perché la farò poi, alla fine, no, scusa. perché voi siete maleducati, poi la trasmissione sta Buonasera, per finire e non me lo fate buonasera, dire. bentornato anche a Marco Ester. Buonasera, Emanuele. Buonasera anche ad Angelo Fogagnolo. Buonasera a tutti voi. Allora, partiamo subito, andiamo a vedere cosa è successo in quest'ultima giornata del campionato di Serie A con la nostra Claudia. Andiamo a vedere allora dalla grafica cosa è successo. Dunque, sabato il Sassuolo pareggia 1-1 col Cesena, la Roma 0-0 contro il Milan. Ieri il Verona perde 0-1 contro il Chievo, l'Atalanta pareggia 3-3 contro il Palermo, la Fiorentina 1-1 contro l'Empoli, la Sampdoria pareggia 2-2 contro l'Udinese, il Torino vince 2-1 contro il Genoa e l'Inter pareggia 2-2 contro la Lazio. Contro Felipe Benissimo, Anderson. esatto. E partiamo proprio da qui perché è stata tutto sommato anche una bella partita perché abbiamo visto comunque 4 gol, un Inter che ha fatto fatica nel primo tempo e nel secondo è riuscito a trovare il pareggio, Jacopo. Ma guarda, io avevo detto speriamo in un gol di Anderson. Io sono qua, giocatore qua, l'ho sempre seguito, sì, dai tempi del Santos. Tanto è vero che a casa ho la maglietta di Anderson del Santos. E Quindi qui già figuriamoci. i tuoi colleghi ti stanno un po' prendendo di Ma mira. quando ha fatto il secondo, ho detto no, esagerato, proprio qui è esploso, finalmente è esploso. Stranamente adesso a casa la No, maglietta di guarda che ce l'ho. Anderson. Vuoi che se vuoi, Adesso, se volete, ve la alla porto. prossima la portare, porti. Esatto, la 10 prossima puntata. Anderson. E vi dirò di più, si sono pure sbagliati quando io ho chiesto la maglietta, si sono dimenticati di mettere il punto. Quindi c'è F spazio Anderson, sembra Fanderson. Esatto, è già un tarocco. No, non è tarocco. È originale del Santos, compresa dei pantaloncini. Io, a me è sempre piaciuto questo giocatore, infatti ho sempre detto, non riesco a capire come mai non è esploso. Ho sempre detto, non lo farò giocare Beh, nel oddio, in suo una partita è vero che ha segnato 2 gol ieri sera, però non ruolo. si No, può appena parlare ancora di segnato la esplosione. settimana prima aveva fatto un Sì. altro gol. E il fatto è che comunque gioca fuori ruolo, perché lui è un trequartista, lo fa giocare più da seconda punta. Però ieri, ragazzi, ha fatto un'ottima partita, ha giocato bene, ha sempre Vabbè, saltato. con le difese dell'Inter di ieri sera Beh, ma non è che Nagatomo non l'ha mai vista, pensare, Con quel testone lì, Nagatomo ha non cercato di solo fare Nagatomo, ostruzione, ma. non l'ho visto in tanti. Però, Che ragazzi, ha dolore, no? dimostrato di essere un buon giocatore. Io l'avevo detto ai Colpidubbio. tempi del Santos, mi prendevano tutti in giro, compreso sto qua di fianco. Che lasciamo perdere, non lo nomino neanche, lo indico. È quello famoso che prende in giro tutti. Ah, basta che sono del Brasile. Però poi, quando arrivano fuori dal No, è vero, su Brasile. Felipe Anderson hai ragione, è un buon giocatore, ha dimostrato per il momento le sue qualità, Ma per però... merito suo ieri sera Marco secondo te o per Beh, demeriti no, dell'Inter merito anche anche? suo, perché ripeto, le Cioè, troppo qualità facile da le ha sempre demeritare gli altri. dimostrate in questi mesi, soprattutto nelle ultime partite. Sicuramente la difesa dell'Inter ha dato una mano al calciatore della Lazio, Imbarazzante. sì. Direi di sì, la partita di ieri sera, soprattutto i primi 45 minuti, sono stati veramente imbarazzanti da parte Oggi della Giulio, difesa Juan dell'Inter. Jesus ha detto non eravamo scesi nel primo, eravamo addormentati nel primo Beh, tempo. però con la squadra lì è inutile che continuiamo a pensare tutto lì, se non cambia la difesa è una cosa. Io non Quindi riesco più. altro che rinforzi sugli Sì, esterni, qui ci secondo vuole me, proprio un buon rinforzo sicuramente. in difesa. Beh, forse uno o due in difesa sicuramente, poi sugli esterni, qualcuno sull'esterno. Però la cosa che è imbarazzante, come diceva prima lui, Simone, il discorso è molto semplice. Molto semplice. Chi è Ranocchia non Simone? può giocare a Ci calcio. dici chi è È Simone? molto semplice, scusa. Marco, Marco, voleva dai. dire. Marco Sì, Simone. comunque ci Cioè, vuole Marco un Simone giocava nel mio, te lo ricordi? ci vuole Oggi lo sarebbe conosco titolare. anche. Sarebbe titolare Angelo, oggi giuro. Simone. Parliamo di Ci autorità, vuole dai. un perno quindi in questa difesa. Cioè, Vidic a gennaio tutti dicono che partirà, addirittura si parla anche di Ma Juve no, ma oppure un quello ritorno non a penso casa. assolutamente, secondo me. Però Mancini sta impostando una squadra che vuole giocare come piace a lui e tutte le cose, ma non ha i giocatori, non ha i calciatori. Poi adesso si mette ad impostare Ranocchia, ragazzi, ogni volta adesso si mette a È scartare daltonico da anche no, che è Vattorna per quello e che quando fa il lancio prende No, sempre le ma maglie se dell'avversario. non mi sbaglio, secondo me Mancini
sta cercando di dare una mentalità giusta, diversa. Marco, guarda, ne parlavamo. Il problema è che ha un materiale davvero... Ecco, Marco, ne parlavamo prima io e Angelo. Facciamo un parallelo tra il Milan di Inzaghi e l'Inter di Mancini. Allora, io continuo a dire, l'Inter di, il Milan di Inzaghi non mi piace come sta giocando, perché per me vedere il Milan che giocano in 11 dietro la linea della palla è una cosa che veramente mi dà fastidio. Però non ha giocato così, ma non dai, mi piace, non mi piace. Io voglio vedere con Jacopo, dopo andremo a parlare anche di però questo. L'Inter di Mancini sta facendo un altro errore, che è la parte completamente l'opposto di quello che sta facendo Inzaghi, cioè sta pensando, è come se allenasse ancora o l'Inter del triplete che, o il Manchester City, con quella mentalità lì, ma avendo giocatori da metà classifica. Ma ascolta, d'altro canto dobbiamo pensare che l'Inter o cambia totalmente anche la situazione mentale, o adatti un attimino le tue idee di gioco. Ma vedrai che adesso, se metterà qualche pezzo giusto, si adatterà al gioco di Mancini, sicuramente. Lui sta cercando di dare un'altra mentalità, una mentalità soprattutto più offensiva. Anche Morata è contento comunque di questo gioco. L'ho sentito stamattina, è vero, comincia a vedere, dice, è contento perché vede Mancini quando può costruire qualcosa, perché è come Inzaghi, Inzaghi continua a dire sì, ma tutti lì, lo dicevamo prima, no? A questo punto io dico che Mancini sta impostando la cosa, forse sta sbagliando qualcosina anche lui, perché ieri secondo me qualcosa ha sbagliato. L'impiego di Dodò, è stato attaccante alto, è un errore madornale, ma certo, proprio delle annali del calcio. Sì, però l'Inter ha fatto fare due gol incredibili. Perché sì, ma non è colpa di Dodò. No, Ranocchia, però anche... Juan Jesus, Nagatomo, dov'era Nagatomo? Nagatomo è inguardabile, dopo corre e fa delle cose. D'Ambrosio sarà mica un calciatore, D'Ambrosio. No, ma ti dico, quello che sto dicendo continuamente, se non metti a posto la difesa prima di tutto, puoi così giocare a calcio, ma se prendi ogni gol ogni volta che sa, dopo tutto la Lazio ha fatto due. Il problema è quello, infatti, che la Lazio dava la sensazione di voler poter segnare in questo momento. Esatto. Forse ha avuto poche occasioni. È una buona squadra. Sì, è una buona squadra, però la partita di ieri sera, secondo me, dimostra proprio che la Lazio più di un tot non può fare, è mancato il salto di qualità, perché è in vantaggio 2-0 in casa dell'Inter, di una diretta concorrente. Perché hai ragione? Non lo so, comunque, a parte gli scherzi, non può mancare il colpo del KO, non può non portare a casa i tre punti. E secondo me alla Lazio manca ancora qualcosa per arrivare al terzo posto. Certo, aiuta il fatto che il Napoli va male, il Milan alterna, l'Inter abbiamo visto i problemi, un campionato Genoa strano. E Samp, esatto, ma perciò fino alla fine lotterà anche la Lazio. Ma non io avevo previsto che Genoa e Sampdoria non potessero continuare a quella maniera, esatto. E poi prima calano. Poi per questi perdono le partite tra di loro, Torino batte il Genova, anche se l'Udinese va a pareggiare a Genova, cioè secondo me quelle squadre lì sono quelle che in questo momento c'è euforia, stanno andando bene, ma però magari la prossima la vincono, poi dopo poi la perdono, giusto. Comunque secondo me all'Inter ieri sera è mancata la cattiveria, in tutto il primo tempo hanno fatto un fallo, e anche perché l'Inter doveva, come dicevamo settimana scorsa, a cercare i tre punti per raggiungere la Lazio lì in cima, perché la classifica è molto stretta. Per come si era messa la partita, paradossalmente appunto guadagnato, perché poteva finire a meno 9, invece resta a meno 6. Infatti andiamo a vedere insieme la classifica, ecco, così la possiamo commentare al meglio insieme. Eccola qui, cioè, dopo Juve-Roma, Lazio, dalla Lazio fino all'Inter sono 6 punti, sono lì, punti sono a 3, cioè, però fai 3 vittorie di fila e sei sono terzo. Tante sì, le però squadre, Marco, però qua state guardando dalla Lazio all'Inter, però nessuno guarda dall'Inter al Cagliari. Beh, cosa devi fare? L'Inter deve guardare indietro, scusa. Guarda anche indietro, no, guarda che non è messo, è nella classica posizione, che se perde due partite nel vortice... Vabbè, se ne vince anche due, è terza. Ma no, terza. Che cos'è? È un fenomeno l'Inter, cioè le vincono due, tutte le altre perdono. Ma indietro, ma hai visto, esagerazione. Il Cagliari ha 12 punti e con... se terrà Zeman, se dovesse tenere Zeman, continuerà a non fare tra l'altro punti. Un ex... interista, idolo dell'Inter, forse può essere sulla panchina del Cagliari. Zenga. Sì. Zenga. Si parla di Zenga. Comunque, come diceva prima Marco, è più facile che una squadra come l'Inter punti in alto che guardarsi alle spalle e cercare di fare un passo falso. Sì, diventa veramente difficile per una squadra come l'Inter. E proprio sulla lotta al terzo posto, qui abbiamo una domanda della nostra Claudia, giusto? Sì, si contendono il terzo posto la Lazio, la Sampdoria e il Napoli. E volevo sapere da Angelo Fogagnolo,
Quale di queste tre squadre secondo lei meriterebbe di più il terzo posto? Beh, secondo me in questo momento è la Sampdoria, secondo il mio parere. Sta anche giocando un buon calcio e tutto. Le occasioni che ha perso il Napoli sono state tante e forse anche fuori luogo. Anche il Napoli è una squadra che difensivamente è scandalosa. Ma scandalosa, perché giocano bene a metà, l'ho sempre detto questo, con quel gioco che c'ha Benitez. Con lui Balì è un fenomeno. Ma è una cosa inguardabile anche al Albiol è peggio di Koulibaly. Al pari di Ranocchia di Ioncelius, per me. Potenzialmente pertanto, il Napoli è almeno da terzo posto, cioè se tu guardi quel... Sì, ma con Hamsik, non con questo Hamsik. Con questo Hamsik è vero, è vero. Ragazzi, secondo il mio parere, io il Napoli continuo a criticare quello schema che ha 4-2-3-1, i due centrali difensivi davanti alla difesa non sono importanti come li ha sempre avuti il... Ma per forza, hanno venduto Berami, hanno sostituito, certo, con Gargano, secondo te questa pausa può essere utile ad alcune squadre, magari vedi proprio come l'Inter o anche lo stesso Milan e Napoli, di sistemare un po' le idee, di migliorare qualcosa? Allora, la domanda non è stupida, però il discorso bisogna fare i conti col bilancio. Allora, se è vero e viene confermato che il Milan è a 70 milioni di euro di passivo, è vero, è strano, però è così. Se il Milan conferma che ha 70 milioni di euro di passivo, io ho dei dubbi che arrivano dei grandi, dei giocatori che ti cambiano la stagione. Possono arrivare degli scambi, può arrivare il parametro. Fernandinho dal Brasile. Ma non ti arrivano questi giocatori. Cioè, ragazzi, anche il Milan che seguiva Lucas Silva, quello, il centrocampista del Cruzeiro, sono andati a bussare alla porta e ho detto, guarda, 20 milioni di euro. Torna tra un po'. E allora fa, quando gli scade il contratto, cioè, dai, non puoi costruire una squadra. Cioè, il problema è quello, l'Inter per fare un'operazione di mercato seria deve andare alla UEFA, anticipare l'operazione, dire quanto vuole spendere e avere l'ok dell'UEFA perché ha dei problemi economici. Allora io ti dico che o arrivano dei parametri zero, comunque prestiti, roba del genere, se no non si rafforzano, a parte che anche lì si parla di Cerci all'Inter, ma se arriva Cerci non ti cambia la stagione Cerci. Vabbè, però può essere anche il giocatore che è come se prendesse la Vezzi. Da qualche parte dai. L'Inter, come il Milan, come altre squadre, devono iniziare. Cioè, ma se hai i soldi. Un giocatore, tranne Messi, non ti cambia la squadra, è normale. O Cristiano Ronaldo, non ti cambia la squadra, un calciatore. Certo, però, che se prendessero iniziamo a prendere un giocatore. Cioè, se io fossi un dirigente di una squadra di calcio, dico ok, iniziamo a prendere Cerci, poi magari prendiamo un altro. E devi iniziare da qualche. Piccolo. Ti dà più possibilità di variare. Ma in questo modulo. Momento puoi prendere solo Cerci. Cioè, ma allora tu Messi, devi intervenire. Cioè, a volte mi viene nervoso come fa il mio. Allora, il primo reparto è la difesa. Sì. Cioè, l'Inter deve intervenire. Questo in difesa, siamo d'accordo. Anche il Milan, secondo me. Però la cosa che a me mi arrabbio, io dico, se devi comprare tanto per comprare, per far sorridere la piazza, lascia stare. Metti giù. Quello è vero. Cioè, ma prendi un verità. Giocatore che ti migliora. Però Cerci forse Jacopo. Può essere utile, perché Jacopo. Mancini ci credi, ci crede, perché comunque Mancini in nel suo schema ci può, sta. Esatto, può rivelarsi utile Cerci. Perciò l'acquisto di Cerci, se dovesse arrivare il giocatore dell'Atletico, non è del tutto sbagliato. Fuori posto, sbagliato, no esatto. Secondo me non anzi, è giusto. Certo, poi ci sono altri giocatori che in effetti c'è Koulibaly al Napoli. Ragazzi, Cerci ha fallito a Roma, Jacopo, a Firenze, Jacopo, ma dobbiamo fermare, stoppati! Sì. Noi ci dobbiamo fermare, Claudia, noi diamo la linea. Nostra mail è info@estenews.it, ma scriveteci anche con l'hashtag Altro Studio Sport. Benissimo, restate con noi, torniamo fra pochissimo qui ad Altro Studio Sport.